Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo in diretta, canale 640 del Digitale e anche sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti e oggi apriamo qui con Matteo Poletti, benvenuto. Ciao, grazie mille per l'invito. Allora Matteo, bello averti qui, insomma oggi ci parli di un nuovo progetto, un progetto da solista, quindi partiamo parlando di musica. Ecco, io inizierei però dal principio, quindi com'è che ti sei avvicinato un po' a questo mondo, anche un po' di nicchia da certi punti di vista? Ma guarda, in realtà non saprei darti un punto di inizio, una vera ragione. Ho cominciato a suonare più o meno all'età di 15-16 anni con l'esigenza di scrivere già pezzi miei, inediti miei, insieme alla mia prima band, gli United Ways, che fino a qualche mese fa era 10 anni che facevamo musica insieme. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, di fare un progetto importante che ci ha portato a grandi risultati, quindi certo. Classifiche, rotazioni radio, è stato molto interessante, fino a qualche mese fa che abbiamo deciso di purtroppo scioglierci, come a volte capita, e sono qui a presentare il mio primo singolo da solista. Ecco, ed è bello, è un'avventura quindi iniziata da poco, un mesetto, tra l'altro con uno pseudonimo Matteo e io, che in realtà pseudonimo non è perché tu ti chiami davvero Matteo, ma spiegaci un attimo da dove viene un po'. Ma credo sia un nome figlio di un anno in cui mi sono sentito, devo dirti, artisticamente solo. In cui le cose non stavano funzionando troppo, mettiamoci dentro anche il problema della pandemia, certo. Quindi i concerti non se ne potevano fare, i progetti che avevamo in mente con la band erano un po' tutti bloccati, non uscivano più singoli nuovi, non c'era più quella fiamma che alimentava un po' tutto e tante persone con cui collaboravo e che ritenevo anche amiche hanno cominciato pian piano a scomparire e a volte addirittura ad ignorarmi, letteralmente ignorarmi. E mi sono trovato spesso tante sere nello studio dove registriamo, nello studio dove proviamo, da solo, io e io. E da lì, da questo io e io, è stato facile cambiare il primo io e metterci Matteo. Quindi diciamo che è un punto di vista molto introspettivo, si può dire così. Sì. Ecco, e il tuo nuovo singolo si intitola Le luci dei taxi. Ecco, spiegaci un attimo da dove viene questa idea, da dove vengono queste luci dei taxi. Ma ho scritto questo singolo tornando da un viaggio fatto qualche anno fa e c'era questa strada che portava verso l'aeroporto e c'era un muro che costeggiava e c'era scritto dare la mia vita per te. E in quel momento lì sarà stata la nostalgia, sarà stata la fine del viaggio e il giorno dopo ho subito scritto questa canzone nuova e credo parli proprio della nostalgia e della tristezza che forse solo un viaggio ti può lasciare, no? Solo la fine di un viaggio. E credo parli anche dell'amore e di chi riesce e di chi ha il coraggio di dedicarlo anche con una semplice frase sul muro. E sai, è una di quelle classiche storie che sai che alla fine magari è destinata già a finire, però proprio perché è destinata a finire sono proprio quelle storie che te le vivi a pieno, sì, no? Certo. E che poi alla fine magari rimane solo un bel ricordo da raccontare a qualche amico al tavolino di un bar, però non lo so, mi piaceva quella frase, mi ha trasmesso qualcosa. Un ricordo da raccontare e una canzone da cantare, quindi insomma, esatto. Va bene così. Ecco, cosa c'è allora nel tuo futuro? Perché dicevamo, sei veramente all'inizio, un mesetto, cosa c'è, come ti vedi insomma nel prossimo futuro? Attualmente ho appena firmato un contratto con un'etichetta, sarà completamente un nuovo percorso per me. E nei prossimi mesi usciranno altri singoli e non lo so cosa aspettarmi, sono sincero, è completamente tutto nuovo per me e spero di godermi questa nuova avventura e mi porterà dove mi porterà, però sono contento di continuare a fare musica sia con la band o da solo, non è importante. Beh, l'importante è non abbandonare la passione, quindi decisamente. Questo è quello che stai facendo. Ecco, insomma, sei pronto eventualmente in futuro, diciamo, per, non so, un qualche live?
Ma l'idea di fare i live c'era anche con la band in realtà. Purtroppo l'idea di fare live è partita nel momento in cui è arrivata la pandemia. Ovviamente. E quindi abbiamo dovuto ritrattare un po' i nostri progetti. E quindi sì, se in futuro ci sarà la possibilità, volentieri sicuramente. Penso sia l'anima della musica, no? Assolutamente. Da solo sul palcoscenico, insomma, penso che saresti pronto, dai. Sì, sarebbe la prima volta, però ci ho fatto un po' il caso. Dai, va bene così. Allora, insomma, io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo per il tuo futuro e sono sicura che sentiremo parlare ancora di te. Magari ti avremo di nuovo qui in studio, ospite, per parlarci di qualche altro bel progetto. Matteo, ti ringrazio ancora e davvero in bocca al lupo. Grazie a te, grazie mille. Benissimo, adesso spazio al nostro palinsesto e noi ci vediamo tra poco.